Sotto gli occhi attenti e vigili del Vulon, la maschera ufficiale del carnevale fanese, sono stati presentati questa mattina i 4 nuovi carri allegorici di prima categoria che sfileranno alla prossima edizione della manifestazione più dolce d'Italia dal 1347 nelle date del 5, 12 e 19 febbraio. I maestri carristi, insieme alla presenza del nuovo direttivo della Carnevalesca, Comune e BCC di Fano, hanno illustrato le loro opere tutte incentrate sull'arte, tema di questa edizione. Tanta emozione ovviamente, questi bozzetti si attengono ad un tema anche quest'anno. Abbiamo deciso di raccontare, di iniziare a raccontare un viaggio che durerà 4 anni. In viaggio col Vulon. Il Vulon ci accompagnerà per 4 anni da oggi verso il futuro, perché è questo che vuole fare il Carnevale. Quest'anno incentrata su spazio all'arte, quindi la scienza e l'arte che si uniscono per dare vita ad un nuovo carnevale. Il primo lavoro presentato è quello di Valeria Guerra, intitolato Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima, un'opera in stile steampunk, dove viene rappresentata in versione fantascientifica la favola di Cenerentola nel momento in cui la zucca viene trasformata in carrozza. Il cambiamento avviene tramite tecnologie, ingranaggi e forza vapore, un vero e proprio tripudio della meccanica. Il carro Pop Connection invece è curato da Luca Vassilic. Qui vengono inserite diverse figure dell'arte pop che prendono movimento. Tra queste Andy Warhol, uno dei maggiori esponenti dell'arte del Novecento, preso in un viaggio futuristico munito di visore per la realtà virtuale. Matteo Angherà propone The Dark Side, un'opera che rende omaggio ad uno degli album più iconici e famosi della storia della musica, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Il carro si divide in due parti, da un lato tanti orologi che scandiscono il tempo e dall'altro degli spettri, figure oscure ed indefinite ma facilmente riconoscibili. Nella parte superiore il prisma, dove all'interno viene rappresentata una bambina generatrice di vita e che raffigura la speranza delle nuove generazioni. All'apice invece l'eclissi, tema finale dell'album, e poi la luna. Chiude invece il carro di Giovanni Sorcinelli in arte Jox con Piacevolissime Volmente, un carro che rende omaggio alla poesia e ai grandi poeti italiani. Al centro Dante, che tiene in mano la colomba con la penna, simbolo della scrittura, al posto del classico ramo d'ulivo, un gioco allegorico che suggella il messaggio di pace. Intorno a lui tanti medaglioni, come nella tradizione pittorica degli uomini illustri. Infatti vengono rappresentati una selezione di autori che attraversano tutta la storia della letteratura italiana, dal 300 ai giorni nostri. Un percorso importante che la città di Fano sta facendo di valorizzazione del carnevale, con una serie di progetti anche che guarda il patrimonio UNESCO, ecco, e l'importanza di ridare alla città quel carnevale che abbiamo sempre conosciuto. Ecco, essere qua oggi e vedere il lavoro di questi ragazzi è veramente un'emozione, l'identità dei maestri carristi dà veramente forza al progetto del carnevale. E il prossimo anno torneremo a sentire proprio dai carristi il racconto delle loro opere con delle interviste più approfondite.